Teo, e i tuoi genitori come stanno? Oramai sono tanti anni che sono lassù. Elettra, invece tu che cosa fai a Milano? Ah, io sono un'imprenditrice digitale, gestisco un profilo da quasi 3 milioni di followers. Si fa un sacco di storie e fa tanto di quel grano. È top, l'amore mio. Adoro. Lo vogliamo fare un brindisi a questa coppia di successo? Ma come no? Un brindisi alla coppia! Di successo! Scusate, è mio marito. Salutami il Gianfri, eh. Sì. Gianfranco? Sì, ma cosa è successo? È sposata, Elettra. No, era sposata. Oh, amore, scusatemi, è mio figlio che è in casa nostra e non vuole andare da suo padre. Vuole andare da Gianfri. Cosa c'entra il Gianfri? È il figlio di una storia precedente. Milano è liquida. Rapporti liquidi. Ma no, ti prego, parlaci tu con il Giorgio perché non mi vuole ascoltare, ti prego, amore. Giorgino, fai una roba, ascolta me. Ricordati che non sono sempre tuo padre. Che so se facce? Trasudano pregiudizio, che su fa? No, scusa, Mede, ma questo si fa le storie e guadagni soldi. Che vuol dire? E fa la zoo. La zoo. È liquida, liquida. Hai sentito? A Milano, liquida, sì. Non ci intromettiamo noi nelle cose di Milano. Quindi, pensiamo ai liquidinosi. Fa subito là. Eccoci qua, guys, scusate, eh. Ma andiamo live, dai. Tutti col bicchiere top, così? Dai, su, Top! adoro. Una serata fantastica. Voi dovete vederlo, cioè, sempre, non se ne sia mai andato dal paese. È uno di noi. Ma allora che dicevo, finanzia il progetto? Al 100%. Ma che fortuna che abbiamo avuto che sto finanziatore è amico tuo. Fortune rota volvitur. No, Anzuccio, però mi devi fare un piacere. Non ti far sentire dall'amico mio che parli così antico. È latino, la lingua dei padri. I padri, lasciamo, sono morti. Pari sono morti. Adesso i figli stanno. Sono milanesi, si sono evoluti. E anche noi dobbiamo parlare così. Top, adoro, top, top. Adoro. Adoro. Top, adoro, ad libitum. Io non ce la fa, è più forte di lui. È giunto a palazzo l'economista Pio Santoro. Eccomi qua, che pensi mi? Forza, questa è la piaccia perata. Neanche tardi, dai. Hai visto quello? Il computer, già. Ho analizzato il progetto di riqualificazione del paese. Avete fatto un ottimo lavoro. Ne ho fatto un lavoro top. Mirenzuccio, adoro! Qui avete previsto il piano di rifacimento di strade, piazze, palazzi. E anche la vecchia biblioteca. Sì, vero assessore? Top! E cosa ci volete fare nella vecchia biblioteca? La biblioteca? Adoro! Ma la biblioteca è too much! Too much. Facciamo una roba. Se basso, lounge bar. Se alto, rooftop. Pomeriggio sprizzettino, la sera champagnino. Ma è top così, adoro! Top! Magari i libri si bagnano, si rovinano. Ma perché leggete ancora i libri qui? No, ma che? Ragazzi, dobbiamo fare una roba easy! Così ragazzi, tac, ritornano! Top! Adoro! Adoro! Top! Il finanziamento che chiedete è di 9 milioni e 800 K. Euro. Sì, K, euro. Facciamo cifra tonda? 10 milioni? Adoro. Allora facciamo così, le modalità del finanziamento, rientro in 10 anni e tasso di interesse al 15%. L'interesse è bello top. Ho capito ragazzi, ma qui avete un problema grandissimo, eh. Quale? La longevità. Si vive troppo a lungo. Gli anziani non mi sono produttivi, capito? È vero, eh. Qua sta l'aria buona. Le fabbriche velenose le hanno fatte tutte al nord. Sti bastardi. Arrivo subito con una call con Piazza Affari. Ragazzi cari! Amede, ma il 15% è troppo alto, eh? La camorra ci fa il 10. Che faccio, chiamo? Ma per favore! Chiamo. Lui è uno del paese, mo ci parlo io, è uno di noi. Ma sento io? Eccomi qua! Amore! Oggi è stata una giornata fantastica, Tatina! Abbiamo chiuso un deal pazzesco. Fammi una storia con i ragazzacci. Certo! Venite qua, ragazzacci! Hi guys!
eccomi qui con la meglio gioventù. Oggi sono sceso qui al paesello per dare un finanziamento top. Quando c'è da aiutare i disagiati, Pio is present. Credevo di averlo perso per sempre. E invece, il mio amico del cuore era tornato per aiutare il nostro amato paese. Poi tornai subito a Milano, dove ad attendermi c'era un incontro importantissimo con alti, altissimi vertici della finanza. Il fascicolo dei bond venduti a quei risparmiatori. Dov'è? 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 Il fascicolo dei bond. Eccolo qua. Dottor Santoro. Arrivo subito. Dottore, mi scusi, di sopra c'è un suo amico per il finanziamento del paese, lo faccio scendere. No, no, che è matto. Infatti, ma che cazzo c'è finanziato? Appunto, lei sia col finanziere, vado io sia. Io? Certo, Fumagalli. E mi raccomando, ottimismo. Positività. Bravo, la chiamo io da casa. A dopo. Ottimismo. Positività. Sorrida. Allegria. Bravo. Ma che bella sorpresa, un blitz. Sembra di stare a Cortina. Io poi ho sempre subito il fascino della divisa. Scontrino parti? Signore, buongiorno, siamo la Pio Santoro Finanziaria e vorremmo proporle alcuni dei nostri prodotti finanziari. Mi dice quando posso richiamarla? Bene, a più tardi. Praticamente voi chiamate a casa in tutta Italia? Sì. Allora devo scusarmi. E perché? Sto quante volte vi ho mandato a fanculo. Non sapevo che eravate voi. Ma va là, chi c'è? Stiamo facendo i complimenti, bello qua. Hai visto che figata? Qui fatturiamo un sacco di danè, eh? Dai, andiamo. Mi fai vedere tutto l'ufficio. Ma no, oggi è una giornata incredibile. C'ho tutti i manager in call con la borsa. Siamo busy. Ciao ragazzi, scusate ancora. È la prima volta al nord? No, sono già salito una volta a Pescara. Questo invece è il cuore pulsante dell'economia milanese. Pensa che qui le case vanno a 20.000. Come da noi più o meno. Pensavo di più. Al metro quadro, figa! Invece adesso ti faccio vedere il simbolo di Milano. Il Duomo? Siamo arrivati? Ma quale Duomo? Il bosco verticale, guarda! I simboli cambiano. E chi ci vive in mezzo a quei rami? Tarza. Ma secondo te Tarza c'ha tutti questi soldi? Ci vivo io, figa! Vieni! Che c'è di negozio in casa? Ah, questo è tutto il mondo dell'Elettra, sponsor, ambassador, business. Di prodotti super vegan, super wow, natural. E ci vediamo ragazzi giovedì al mio evento. Vieni, poggia qui. Elettra Natural Green. Noi del pianeta vegano amiamo gli animali e quindi... Che spettacolo che sei, una macchina da soldi, figa. Vieni Kiri che ti mostro la tua camera. Questa è la stanza, posa qui la tua roba. Bella! Qui Elettra viene a ritrovare la pace, il silenzio interiore. Lo devi ammazzare! Chi è? Il figlio di Elettra. Dai che ce la fai! Dai che lo ammazzi! Lo devi ammazzare! Te l'ho già spiegato però. Giorgino! Ce l'hai lì! Dai, Giorgino! Ti presento il mio amico Amedeo. Ciao, piacere Giorgino. Come stai? Tutto bene? Insomma. Giorgino, te oggi vedo tuo padre, capito? Perché sono mesi che non lo vedi. Giorgino è un ordine. Capito? Rimani qui. Figa. Vuoi andare da tuo padre perché io è buono, vero? Ti sei molto attaccato a lui. Mio padre c'ha la connessione lenta. Ah. Ti sei molto attaccato a internet, allora. La chiudi la porta? Tranquillo, vero? E fai la domanda della 104 a quelli. Ti mandano al 100%. Adesso pusha! 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 Ma Ame, ma hai portato delle cose buonissime! E adesso arriva il meglio dalla casa! Il Duccis in furno! No, devi assaggiare questo. Questo al supermercato non lo trovi. Ah, no! Assaggia. Di, com'è? Di. Adoro! Lo sapevo che dovevi dire adoro, lo sapevo, me lo sentivo. Piace? Vieni qua, assolutamente dobbiamo fare una storia, ti prego. La storia? Eh certo. Vai.
Guys, sono qui con Lame, l'amico di Pio, il mio boyfriend. Ciao, Guy! Che ha portato un sacco di roba super, super top dal suo paese, tra cui questa crema al cioccolato. Usa anche l'accio, lo fa mia madre, roba mamma del paese, roba mia. Buona. No, supermercato a trovare questo. No, ma un cioccolato buonissimo. Assaggia, assaggia. Fammi vedere, Guys, fammi vedere, Guys, come ti piace. Fa, ma, mangia! Guys, mangia, Guys, buono questo. Assaggia. Ti saluto. Ma. Perché...